Signori, buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie per essere qui in questo secondo incontro mensile sui libri nuovi in biblioteca, cioè le novità che arrivano in biblioteca e che quindi sono accessibili. Libri nuovi ce ne sono tanti, libri nuovi ce ne sono anche troppi talvolta in giro, taluni non meritano nemmeno l'albero che sono costati. Però cerchiamo appunto in una situazione come questa, in cui può esserci anche una certa confusione, affidandoci un po' a dei lettori forti, di selezionare dei volumi di proposti. Questa mattina è una mattina particolarmente fortunata, perché abbiamo come libri nuovi tre libri nuovi di Massimo Tedeschi, che è autore bresciano, che credo Brescia conoscano proprio tutti, perché non è solo autore bresciano, è stato giornalista per un migliaio di anni. Successivamente è stato il fondatore del Dorso Bresciano del Corriere della Sera, che ha diretto con puntuale decisione e grande professionalità, ma non è solo questo, è anche storico, è anche amante dell'arte. Io per esempio ricordo una con grande sorpresa, mi interessavo tuttora di arte contemporanea, e andai a vedere cosa ci fosse stato. Forse è stato scritto su quel povero signore che fu davvero per sempre Nemo Profitto in Patria, Achille Guglielmo, Achille Cavellini, con grande sorpresa trovare che avevo conosciuto Cavellini, frequentato, eccetera, e con grande sorpresa trovare che quel testo lì era veramente un grande testo su un grande artista. E la fortuna di trovarti dopo, noi abbiamo qua l'autore dei tre volumi che presenteremo. Come vedete c'è solo un microfono, perché non ho intenzione di fare le solite cose delle domande e delle risposte. Non è un dolce. Poi immaginatevi voi, se un ragazzo di provincia come me va a fare l'intervista a un giornalista, non prendiamoci in giro. Io introduco Massimo Tedeschi e introduco facendo due o tre riflessioni sul giallo, che è un prodotto che sta subendo fortissime spinte inflattive. Come Pino Daniele diceva, abbiamo tutti il blues da piangere, Pino Daniele, qui abbiamo tutti un giallo da scrivere, e francamente capita spesso che non se ne possa proprio più. Anche perché non sempre gli autori si attengono a scrivere di ciò che sanno. Per cui talvolta si scoprono delle cose in gialli italiani che sono prese paro paro da altre tradizioni o altre legislazioni, no? E magari salta fuori che a un presunto colpevole capita una cosa che in Italia non potrebbe capitare, perché è un meccanismo giudiziario americano, appunto lì per fare un esempio. E anche Brescia in effetti esprime diversi giallisti. Perché i gialli di Massimo Tedeschi sono apprezzabili? Io la sensazione di non sapere già, quindi che le mie parole sono del tutto inutili, però dico lo stesso a memoria, anche perché mi stanno a futura memoria, anche perché stiamo registrando la cosa. I gialli di Massimo sono gialli innanzitutto snelli, più che romanzi definirei dei racconti lunghi. E anche questo va un po' in controtendenza con quella che è la moda del momento, no? Il momento è fare dei mattoncioni da paura, no? Molto spesso dimenticandosi che più si scrive e più c'è il rischio anche di dire cazzate, perché c'è. Ma la particolarità dei gialli, dei racconti gialli di Massimo, no? È la loro ambientazione. E allora a questo punto, che è Brescia, no? Brescia, geograficamente collocata qui da noi, sul lago di Garda, negli anni del fascismo. E allora qui cominciamo a entrare in un settore che è un momentino più raffinato, ma soprattutto che bisogna saperne, perché se no il rischio di scrivere sciocchezze non è più un rischio, ma diventa una certezza, e sarebbe aggravato dal fatto che sarebbero sciocchezze di tipo storico.
cosa che non succede con gli altri maschi. Anzi, va a scavare da storico qual è delle particolari circostanze all'interno delle quali inserisce delle informazioni di ordine generale, so, per esempio penso a in entrambi quelli che c'è la famiglia d'Annunzio, no? E quello lo sanno tutti, D'Annunzio ormai vecchio, imbonsito, del tutto pervertito, era stato pensionato in quell'esilio dorato di Vittoria, questo è quello che sanno tutti. Ma a fianco di questo genere di informazioni che costituiscono quindi la cornice, essendo nota tutti, fa un po' parte anche della cornice, vengono inseriti poi invece altri elementi che di volta in volta arricchiscono questa o quella vicenda. Il protagonista, l'uomo che indaga, il personaggio che indaga, è un uomo a tutto, è un uomo vero, e quindi non è soltanto l'eroe, ha anche lui le sue debolezze, soprattutto ha un debole come molti di noi, per una persona in particolare, che per di più fa una cosa, fortunatamente è anche vero. Già questo non crea particolari ostacoli. Inoltre sembra che sia anche, diciamo, non proprio di costumi ferri questo signore, e quindi diciamo che la situazione, anzi se vogliamo, è più rigoroso il nostro investigatore, ha un senso del dovere molto spiccato. E quindi io, istinto di estrema, ho buttato lì la cornice in cui opera il nostro amico Tedeschi, che ringrazio perché ha donato questi tre libri alla Biblioteca di Concesio e che questa mattina appunto verranno depositati qua, così non li catalogate e sono a disposizione del pubblico. Informo i presenti che in questa capiente e ottimistica borsa ci sono dei volumi dell'autore, che quindi se qualcuno volesse anche portarsi a casa a tenersi di per sempre, pagare con la sua sopra, non c'è momento migliore per farlo che questo. Io ho esaurito il mio compito e ho esaurito anche la pazienza del dottor Massimo Tedeschi, credo. Concludo soltanto dicendo tanti cari auguri per le prossime festività. Le nostre attività della biblioteca vanno avanti. Ieri sera qui abbiamo fatto un festone di quelli formidabili. Perché parlavamo di rock e quindi giustamente alla fine abbiamo cominciato a farci curare un po' di vino e abbiamo fatto la festa. Purtroppo stamattina non era possibile rifarlo perché il fegato non avrebbe risentito il vino e poi è rimasto niente. Quindi vi saluto, cedo la parola al dottor Tedeschi. Ovviamente se qualcuno fra i presenti avesse già letto le opere e volesse cogliere l'occasione per rivolgere qualche domanda all'autore, io penso che sarà ben dietro. Ancora grazie, ancora buone feste. Grazie mille a Roberto Bianchi, grazie a voi soprattutto che siete qui, avete deciso di trascorrere un momento stranissimo per presentare i libri il sabato mattina alle 11, l'ho detto Roberto, ma sei sicuro? Cioè, vedrai che qualcuno c'è, ci siete voi, veramente vi ringrazio di questa presenza, di questa disponibilità, perché devo dire che ci sono due cose che mi danno gioia, divertimento e che mi riempiono di soddisfazione. La prima è scrivere, quindi anche pubblicare, e la seconda è che poi incontrare qualcuno che è curioso di quello che scrivo e che magari è curioso del personaggio che ho creato. Roberto ha detto delle cose fondamentali per inquadrare questa cosa che mi sono inventato 3 anni fa. E l'ho preciso ulteriormente, il mio mestiere è fare il giornalista, quindi mi sono sempre occupato di fatti di cronaca, storie di vita, persona, vicende. Ho coltivato nel frattempo una passione storica, è nata persino una passione artistica, mi hanno fatto incredibilmente, come Roberto sa, presidente dell'Associazione Artisti Bresciani, che è una roba che per me, che ho fatto sì e no 4 acquarelli, è veramente fuori da ogni orizzonte. E quindi faccio già un po' troppe cose, però mi sono trovato in un momento della vita in cui mi è stato chiesto da un amico che dirigeva questa collana per la casa editrice De Ferrari di Genova, questo amico mi dice: ma tu non è che hai un racconto nel cassetto che io devo pubblicare?
incarico di realizzare questa collana. Io ho detto no, non ce l'ho, però guarda caso ero appena andato in pensione, avevo un pochino più di tempo libero che adesso purtroppo mi manca di nuovo. Ho detto sai che ci provo? E è scattata una serie di meccanismi che hanno portato a questi tre racconti lunghi, novelle, sono tante definizioni, racconti gialli, chiamiamoli così. E l'hai detto benissimo, l'ambientazione, io sono un lettore di Camilleri, di Sabatteri, ammiro, adoro questi gialli, questo filone, questa letteratura giallistica ambientata in Sicilia, ma siccome ho la fortuna di vivere a Gavardo, non tanto a Gavardo, ma a 8 minuti di macchina da Salò, e quando la mattina quando c'ho un attimo di tempo vado a fare due passi a Salò, il lungo lago è uno dei posti più meravigliosi che ci siano sul lago e in molti altri posti, mi sono sempre chiesto perché il lago di Garda non ha mai offerto lo sfondo a una vasta letteratura. Ci sono passati scrittori, soprattutto tedeschi, anche inglesi, ho fatto delle ricerche su Sirmione, molti stranieri hanno esaltato l'atmosfera del lago di Garda, ma un racconto seriale, una vicenda seriale, una serie di racconti, di gialli, non è mai stata ambientata, cosa secondo me sbagliata, è una lacuna, perché il lago di Garda trovo che abbia una tessitura letteraria innata, le atmosfere, i colori, la gente che ci ha vissuto, che ci vive, che ci è passato, è una cosa che mi dice, secondo me bisogna provare. Quindi l'acqua di Garda. Perché gli anni 30? Perché gli anni 30, ancora qui dipendono sempre dai miei, un po' dai miei studi, dalla mia curiosità, dei tanti libri scritti da amici che ho dovuto leggere e recensire nel corso della mia carriera. Anni 30, ventennio fascista, il lago di Garda è il centro del mondo. Cioè c'è un'attenzione, succedono delle vicende, si aggirano dei personaggi che sono di interesse non italiano o non locale, ma mondiale. Il D'Annunzio, che tu giustamente dicevi decadente, pervertito, eccetera, però arriva lì nel 1919-20, dopo l'esperienza di Fiume. Lui crea questa vicenda, che corrono i 100 anni quest'anno. Tutte le cancellerie europee osservano, seguono le mosse di questo scrittore, guerriero, pomat, fondatore della reggenza del Carnaro, che tiene in scacco le cancellerie di tutta Europa per un anno e mezzo. E quindi quando lui viene esiliato, mi ha mandato in questo esilio dorato, e poi vabbè, si richiuderà in una vicenda totalmente privata, lui è circondato da prefetti, spie italiane, spie straniere, dame che sognano di infilarsi nel suo letto, dame che millantano di essersi infilate nel suo letto. Cito un aneddoto che mi ha fatto morire da ridere, leggendo sempre queste storie locali, addirittura la storia di un grande hotel, di un grande albergo della Riviera Gardesana. A un certo punto c'è una gran dama che va lì e dice: ah, io vado dal comandante, perché lo chiamavano dal comandante, passerà lui a salvare questi. E non avevo niente, questo aveva scroccato, si era spacciata per amante del comandante, il comandante arrivavano, quando non si arrivavano, e poi i conti da pagare del grande hotel di queste grandi dame. Quindi un'umanità totalmente variegata. Seconda cosa, e se ne parla nel secondo dei miei gialli, c'è questa, che fa un po' d'ambientazione, c'è questa vicenda straordinaria, tutta da riscoprire, tutta da indagare, tutta da studiare in fondo, che quella è l'epopea del reparto alta velocità di Desenzano. Gli idrovolanti, gli oggetti volanti più veloci degli anni 30 erano quelli lì, erano distanza, il record mondiale assoluto di velocità. Lo fa questo maresciallo, che nel frattempo era già diventato tenente per via di un'altra promozione, è Francesco Agello, e attorno a questi idrovolanti russi, come le Ferrari di oggi, che erano acquartierati a Rivoltella, fra Desenzano e Rivoltella, c'era un tifo come quello della Formula 1 di oggi, e dentro che scrivevano i giornali sportivi, ne scrivevano i giornali politici, e anche lì spie, osservatori, competizione fra l'Italia e l'Inghilterra, la Germania, per chi faceva il record, per chi vinceva la Coppa Schneider, tutta una vicenda interessantissima che calamitava l'attenzione sul lago di Garda. Quindi, lago di Garda, bello e, dico io, è uno sfondo letterario straordinario. Anni 30, in cui effettivamente succedevano un sacco di cose, giallo, hai ragione tu, ormai il giallo, del giallo non se ne può più, ma il giallo è una, come dire, un pretesto che qualunque scrittore ricorre, sperando di attirare l'attenzione del lettore, dico mi arriverà fino in fondo per sapere chi è l'assassino, almeno quello che riesco, io spero di condurlo con interesse fino in fondo, però deve arrivare fino in fondo. Racconti, cito alcune delle cose che tu hai detto per spiegare un po' quello che c'è dentro.
qualche amico, ed è una delle altre grandi soddisfazioni, dice: ma come, ne sa finita? Era bello, perché non l'hai fatto un po' più lungo, perché non andavi avanti? Allora, ci sono due motivi. Io prima roba sto anche un po' sperimentando se la mia scrittura giornalistica si adatta alla formula narrativa del giallo, quindi per me sono tutti esperimenti. Seconda cosa, io ho un grandissimo rispetto del tempo delle persone, anche per questo veramente che voi siate qui e a trascorrere con noi tre quarti d'ora mi sembra un regalo immeritato e straordinario, forse perché io non ho più tempo quasi per far nulla. E quando affronto un libro, deve piacermi, che mi piace leggere, deve piacermi, e devo dire le dimensioni, i mattoni che citavi tu spesso mi scoraggiano. Allora io vi sto chiedendo, chiedo al lettore, mi regali 40 minuti, un'ora e un quarto della tua vita, mi sembra già che ne dia tanto, e io cerco di accompagnarlo, di fargli passare un'ora e un quarto piacevole. Perché? Perché quella è la... il prerequisito mio, che deve divertirmi io mentre scrivo e che possibilmente si diverte il lettore mentre legge. Fra l'altro mi capita, e questo me, cioè lo dico non come vergogna, ma veramente come piccola confessione, a me capita spesso mentre mi metto a scrivere sul mio computer, quando mi invento i dialoghi o certe situazioni anche un po' piccanti dell'ispettore Sartori, io mi metto a ridere, perché mi domando da dove mi vengono alcune associazioni di idee, alcune battute che magari non sono proprio dal mio stile. Io scrivo anche cose abbastanza serie, o comunque faccio delle ricerche storiche che hanno qualche pretesa, ma lì è veramente un emergere di personaggi, di battute, di situazioni, di sguardi, di tic che mi è capitato di incontrare durante quasi 40 anni ormai di attività, di vita da giornalista. Il personaggio, dice tu giustamente, Sartori. E il primo è stato il primo che è Carta Rossa, è legato alla figura di D'Annunzio, perché vabbè, la storia è che viene trovato ucciso un operaio delle cartiere, è ambientato nella valle di Toscolano, anzi proprio lì ne parlavamo con amici, cioè, quando la descrizione della valle delle cartiere di Toscolano mi è sembrato di vederla. E certo, cioè, sono ambienti che io conosco, che frequento, dove vado a fare delle passeggiate, quindi la descrizione è realistica, è fedele alla topografia dei luoghi. Dicevo, nel primo racconto, che si chiama Carta Rossa, la ragazza morta, un indizio strano che ovviamente non posso anticipare, che induce l'ispettore il commissario a bussare a Vittoriale, a parlare con D'Annunzio. Nel primo racconto è un pochino acerbo il mio commissario, e lì però c'è questa figura molto importante di D'Annunzio, sulla quale voglio dire ancora una cosa. Però ha cominciato a risultarmi simpatico, perché si crea questo rapporto, crea un personaggio, poi dici, ma che personaggio? Cioè, io uso sempre questa immagine che mi è sembrato come di fare una specie di impasto, mettere lì, era come una pasta di pane con pochissimi ingredienti, ma ha cominciato a lievitare, dico, sai che quasi quasi si può arricchire, approfondire, indagare ulteriormente. Tant'è vero che ad esempio nell'ultimo, che è Villa Romana con delitto, sul quale poi dico qualcosa, nell'ultimo questo personaggio cresce ancora, si comincia a capire che rapporto ha lui con il crimine, con il fatto di sangue, e non è un mastino, come certi poliziotti, quando sente il profumo di sangue si scatena. Lui va sulla scena del delitto persino con un po' di magone, perché quando c'è di mezzo un morto ammazzato sa che scopre che ci sarà un colpevole, e che attraverso il colpevole lui scoprirà qualcosa di un lato oscuro della persona umana, e quindi sa che dovrà scavare un po' nel turbine, nel marcio persino, quindi non è un segugio, e quando sente il profumo del sangue si scatena e c'ha scariche di adrenalina. L'altro aspetto che comincia a prendere forma, ma non è ancora del tutto definito il personaggio, come dico io, è una massa di pasta di pane che sta lievitando, però comincio a delineare ad esempio il rapporto che lui ha con il fascismo, perché lui a un certo punto, questo lo possiamo dire, non svegliamo nulla, c'è un dialogo, c'è una specie di interrogatorio con uno dei possibili indiziati, e lui si dice, ma come se la gioca con il fascismo? E lui si dichiara un doverista, che secondo me è un'espressione bellissima, e anche questa, pensate un po', l'ho mutuata da un amico, tra l'altro anche un intellettuale abbastanza conosciuto a Brescia, che a un certo punto ebbe una nomina un po' strana, diciamo in un'istituzione, ebbe una nomina da una parte politica che non era esattamente la sua, non era notato
notoriamente la sua. Allora io dico, scusa, ma l'accetti questa? Sapevo che gli avevo avuto questa proposta, dico, ma l'accetti anche se viene da una parte politica in cui tu sei abbastanza ostile? E lui dice, sì, Massimo, sai cosa? Io sono un doverista. Questa è una materia chiamata dalle istituzioni, non si sente doverista. Allora io non gliel'ho detto, ho preso questa espressione e l'ho messa in bocca a Sartori, che mi sembra che comunque questo già delinea un po' il suo personaggio. E la documentazione storica, anche di questo grazie a Roberto, perché ha detto una cosa a cui tengo molto. Trattare di persone addirittura che sono esistite, D'Annunzio, ma anche il comandante Bernasconi del reparto alta velocità, alcuni dei piloti che vengono citati nella vicenda, a me crea anche un po' di senso, come dire, di ansia e di colpa, dico, ma gli restituisco fedelmente. Ed è lì che scatta il mio scrupolo, io chiamo un scrupolo, ma anche questo è divertimento. Io metto in bocca ad D'Annunzio non delle parole che direi io o che penserei io, utilizzo delle espressioni sue, dei giudizi sul fascismo, dei giudizi e delle descrizioni, spero di non cadere nello scabroso, delle descrizioni dell'amplesso e del sesso femminile che lui usava, che lui scriveva. Sono citazioni, ma siccome credo, spero di averle usate correttamente, nel racconto ci stanno bene, non è una nota a pagina, vai a vedere il testo, il notturno di D'Annunzio, no, è come lui parlava, come lui scriveva. Mi fa piacere che c'è qui un signore che mi ha detto che di aver letto il secondo, che è quello, l'ultimo record, che è ambientato che è collegato al reparto alta velocità, agli idrovolanti da corsa, agli idrocorsa. Io per non scrivere stupidaggini ho fatto un discreto lavoro di documentazione. Franco Ragni, che è un amico espertissimo di storia dell'aviazione, in particolare di quella vicenda, mi ha dato una mano, mi ha tolto delle imprecisioni che mi erano scappate. Io spero di essere inattaccabile da questo punto di vista. Poi anche i dettagli, poi diventa un gioco. Sartori va con la balilla o con la topolina? Bisogna dire l'anno in cui casca l'episodio, cioè non posso farlo viaggiare su un'auto che quell'anno lì non c'era. A un certo punto entra in gioco una motocicletta, primo libro. Io ho dovuto andare a controllare che fosse in produzione e in distribuzione quella motocicletta lì. Io ho dovuto andare a verificare che fosse una 2 o una 4 tempi, perché c'era un determinato suono. Quindi, come dici tu giustamente, occuparsi di vicende, collocare delle vicende della storia, non è una, diciamo, intanto chi si ricorda più di quelle cose lì, è anzi una sfida per me, per essere rispettoso del contesto. E dopo c'è tutta la componente un po' fantastica, ad esempio, ecco, e cito, e poi mi fermo se volete chiedermi qualcosa in più. No, dopo una cosa devo dirla sulla vedova Arquati, perché è una degli altri. Ecco, perché l'altra cosa che mi piace, io in questo capisco di aver fatto bene a dare una certa serialità alla vicenda, è come, guardate, scendete di 18 piani. Come quando uno pensa a Camilleri, dice, pensa a Simon Montalbano, quando è che c'è il prossimo romanzo di Montalbano? Io quando un amico mi dice, oh, il tuo Sartori, quando è che risolvi un altro caso? Io mi dico, perché vuol dire che si è creata una piccola affezione, una piccola simpatia per questo personaggio. E, dicevo, quindi ecco, lo scrupolo storico, ad esempio, l'ultimo, che è Villa Romana con delitto, è ambientato, su questo devo dirvi una cosa che mi ha fatto morire da ridere, dove Villa Romana con delitto è ambientata alle grotte di Catulo, posto bellissimo, posto straordinario, un posto dove io, se posso, vado a fare due passi, è un incanto, è una meraviglia di posto. Il problema è che il delitto succede anche di nuovo negli anni 30 nelle grotte di Catulo. Negli anni 30 le grotte di Catulo non erano mica come le vediamo noi, erano, perché i grandi scavi vengono fatti negli anni 50, li volevano fare prima della guerra, arriva la guerra, interrompe tutto. Sicché le grotte di Catulo di allora erano veramente delle grotte. Mi è capitato di imbattermi in articoli di giornale che dicono che ogni tanto qualcuno sprofondava, degli animali, dei turisti si addentravano in questa zona, ma la rana crollava il pavimento, che poi era il tetto di queste volte, di queste grotte, e si creavano degli incidenti. Quindi erano molto più selvatiche, selvagge rispetto a come le vediamo noi oggi. Quindi ho tenuto conto di questi aspetti. Coincidenza che mi ha fatto morire da ridere è che tre sere fa un amico mi diceva, ti ho fatto un regalo, devi accusare, devi fare causa a questo scrittore per plagio.
e mi regalano un libro della Sellerio, bellissima collana, come sapete, di Savatteri, Il delitto della colimbreta, o colimbreta, una roba del genere. Comunque magari faccio uno spot per un libro che non è mio. Savatteri, bravissimo giornalista. Cos'è questo giallo? È nient'altro che l'uccisione di un archeologo in un sito archeologico, non sono le grotte di Catullo, è la colimbreta, mi sembra che si chiami, che è il giardino vicino alla valle dei templi di Agrigento. E sono due vicende talmente simili e talmente parallele che è incredibile. Io posso rivendicare di averlo pubblicato in estate, il suo è uscito in ottobre, quindi almeno dal punto di vista della sequenza cronologica, però l'idea di un archeologo di fama, perché anche il mio è un accademico d'Italia, ucciso nel bel mezzo di un sito archeologico che innesca tutta una serie di indagini, è veramente gemello, sembrano due racconti gemelli. L'ultima cosa che poi mi fermo davvero sulla la vela, perché c'è il commissario Sartoria che ha questa relazione molto passionale, molto intensa, molto sensuale con una vedova, boh, uscita così. È una vedova che ha anche una sua collocazione geografica, perché ha una bellissima villa a Portese. Allora, il commissario, c'è il commissariato a Salò, e questa vedova c'è una cosa di fronte a Portese, sono luoghi che frequento, ho quasi persino individuato la villa, perché lì ce ne sono alcune di quel periodo lì, se non è quella ci assomiglia molto. Vabbè. E quindi ce lo vedete tutta questa conoscenza anche un po' minuta del territorio, e anche lì, vabbè, l'aspetto sensuale alleggerisce, apre delle parentesi, io spero che siano delle parentesi comunque di buon gusto, non a luci rosse, ecco, spero che di restare in mare. Però anche lì credo che non sia arbitrario, anzi so che non è arbitrario, perché tanta della letteratura nostra contemporanea spinge molto su questo aspetto, perché la sessualità è stata liberata, noi sì che siamo emancipati, eccetera. Ho l'impressione che non sia proprio così. Anche qui, per documentarmi, per avere un po' il polso di quel che si scriveva in quegli anni lì, sono andato a leggermi, pensa, Fatalità, l'ho presa in prestito proprio qui a Concesio, perché qui l'avevo trovato, una serie di racconti di un certo signore che si firmava in arte Pitti Grilli, che era un autore molto vietatissimo dai preti, condannato da tutta la Chiesa, ma con un successo editoriale straordinario. Questo libro si chiama, una serie di racconti, Mammiferi di lusso, cioè il nome mi sembra un'immagine che dice tutto, se voi lo leggete, e dentro ci sono queste storie di grande sensualità, insomma anche una certa libertà di costumi delle signore dell'epoca, viene sottolineato, pensate poi alla letteratura di D'Annunzio. Allora, metterci questa dimensione sensuale, che poi peraltro secondo me risente molto dell'atmosfera del Lago di Garda, credo, cioè non è, oltre ad essere un divertimento per me, è persino quasi una citazione di quello che diceva la letteratura dell'epoca, di quello che raccontava, di alcuni costumi, usanze, modi di fare, modi di vivere che c'erano, che non abbiamo inventato noi il sesso, ecco, direi di no. Io devo fare una domanda. Io innanzitutto voglio farvi domandare una cosa che mi è venuta in mente prima che parlavi, cioè occorre una notevole capacità per mescolare personaggi veri e personaggi falsi, e vi fa totalmente bene che alla fine di questo volume c'è, come nei libri di cucina, gli ingredienti, nel senso che siccome i personaggi finti inventati da lui sono decisamente verosimili, no? Quindi potrebbero proprio non esserlo affatto, quindi potrebbero essere veri come tutti gli altri, allora c'è l'elenco dei personaggi, quelli con l'asterisco sono i personaggi storici veri, quelli che c'è, gli altri sono i personaggi storici che si è inventato i buon tedeschi, che però li ha inventati un gran bene, perché appunto sono talmente verosimili che io, per esempio, quando ho scoperto che c'era la Beatrice, mi sono un po' ignorante, però ho la fortuna di sapere di essere, come dico, no? E quando trovi nel racconto questa Beatrice inglese, invece qui scopri che Beatrice inglese l'hai fatta tu. Ma la domanda che volevo fare. Anche se è ispirato un personaggio. Sì, vedi. Ma la domanda che volevo farti, cioè più che una domanda era un appunto, ma tu sei proprio sicuro che si potesse già parlare di autoreggenti negli anni 30? Perché?
l'autoreggente non si